L'isola in zona arancione, ritorna l'incubo restrizioni per tutti i sardi e la ricaduta fa sentire i suoi effetti, in particolare sul settore della ristorazione, costretto a subire di nuovo forti limitazioni. Ci sentiamo perseguitati perché veniamo trattati come dei numeri. Abbiamo ricreduto l'ennesima volta, come quest'estate, nel reinvestire sulle nostre strutture, cambiarle, cambiarle anche in modo operandi e tutto, e a un certo punto ci ritroviamo zona arancione di botto. Incomprensibile per gli operatori del comparto la logica numerica che ha causato il declassamento dell'isola, vanificando gli sforzi fatti da gestori e lavoratori in tema di sicurezza. Questo è un logoritmo dove tu cancelli esattamente la persona, tu la cancelli, perché Sassari ha 130.000 abitanti, ha tutt'oggi 34 positivi residenti, di cui 4 in ospedale. Ditemi se è giusto chiudere 1.200 attività per 34 persone che hanno il Covid dentro la nostra città. Centinaia le persone, denuncia Deiana, che da lunedì finiranno a spasso, senza contare nemmeno sugli aiuti governativi. Il problema non è che noi abbiamo bisogno solo dell'aiuto, noi abbiamo bisogno della nostra dignità. Io non voglio stare a casa seduto ad aspettare che mi arrivino dei soldi, io voglio lavorare, come me vogliamo lavorare tutti, anche perché oggi lavorare non è facile. Non è che abbiamo riaperto i locali si sono riempiti a bomba e stavamo lavorando chissà come, stavamo lavorando in maniera molto serena, riprendendoci, combattendo soprattutto con la paura mentale delle persone, ma anche delle nostre paure. La soluzione, secondo Deiana, è ripensare i parametri delle fasce di rischio. L'unico modo per non condannare di nuovo un'intera categoria a restare senza lavoro.